A lasciare il programma è Lucia. No. No. Stai scherzando? No, l'ho fatto fuori la più brava. Vai, vai. Ce la faglio, dai. Le ha anche chiuse bene. Cioè, tra un po' si vede di più dopo Lucia quando balla Sofia. E adesso si vede di più Sofia quando balla Lucia. Cioè, esatto. Ma che cacchio. Buonasera e benvenuti alla terza puntata del Serale di Amici. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Si nasconde, vuole l'effetto sorpresa. Vuole... Madonna, che capelli laccati. Carina oggi. Non commento. Commentiamo la danza. Secondo Tizi. Mi sono spaventato. Tim, sembrava il nano, quello rosso. Quello di Tutti si vale. Stai bene? Sto bene così, Maria? Sì. Ciao Puzzola. Da oggi lo chiamerò Puzzola. Ragazzi, io ho paura oggi di arrabbiarmi. È un déjà vu. No, Zerbi, siediti. Zerbi, come fa? Cioè, non c'è gente. Non possono eliminare nessuno della sua squadra. Oggi dovrebbero uscire due cantanti. Perché l'altra volta sono usciti due ballerini, che cavolo. Se continuiamo a far fuori i ballerini, cioè, arriviamo in finale che rimangono solo cantanti. Oh. Ora cicca cicca, i Gugalo! Oh, ho fatto un trabocchino. Ma te l'ho detto prima che non può chiamarli. Perché sì, cioè, sì. Come fanno poi? Mazza, io mi metterei lì a cercare l'uscita di quel labirinto. scusa Emanuele. Oh. Va dentro poi. Mi raccomando, mettete like al video perché ci aiuta tantissimo, aiuta l'algoritmo a spammare il nostro video. Commentate con la vostra... col vostro giudizio, le battute che fate sempre ci fanno morire. Fateci ridere perché vi leggiamo nei commenti. E iscrivetevi se non lo siete ancora, perché molti di voi, ben il 40%, non è iscritto al canale. Quindi iscrivetevi, perché visto che guardate i video, iscrivetevi. Per di più c'è lo spettacolo a Roma il 26-27 aprile, quindi mi raccomando venite. I posti non è che stanno esaurendo, però i posti migliori stanno finendo, quindi affrettatevi. Sì, pochissimi posti buoni ci sono ancora. Il 28 invece c'è lo stage di danza sempre a Roma, quindi venite anche a quello. Ragazzi, il livello è open dai 12 anni in su. Per i documenti il sito è stupido, ma potete mandarci una mail e vi facciamo avere i documenti in maniera che potete venire lì anche senza il genitore che vi accompagna, per liberatoria, assicurazione, queste cose qua. Quindi basta scriverci via mail chorusballet@gmail.com e vi facciamo avere tutto quanto prima. Il livello, come dicevo, è open, facciamo delle coreografie nostre, anche se non avete mai fatto hip hop, non avete mai fatto modern, fate solo classico, fidatevi, vi divertite. Funziona perché noi studiamo le coreografie per tutti, in maniera che sia una sfida sia per chi ha studiato da tanti anni danza, sia per chi da pochissimo. Lo stesso passo si può fare semplice, medio, complicato, quindi noi ci adattiamo in base a chi è con noi allo stage. Poi, anche se non viene una roba, anche se siamo lì per divertirci, venite che ci divertiamo. Esatto. Anche questo sarà l'ultimo stage di Shinai. Esatto. Allora, scusami, devi sta zitta un attimo. No, Mula devi sta. Te devi sta zitta un attimo. Tu ritorni ancora una volta a fare un guanto sulla, sostanzialmente sulla vocalità. Ah, un altro guanto sull'autotune. Chi è stonato non è che con l'autotune diventa intonato. E invece sì, si chiama autotune, auto-intonazione. Cioè è proprio, serve proprio a quello. Poi insieme all'autotune ci sono tantissimi altri effetti che fanno risultare la voce più bella, più corposa, più rotonda, insomma. Per me il guando non è equo. Sì, non è equo. Per me il guando non è equo. Perché l'autotune è fondamentale. Io ho ascoltato Mida. Ascoltato Mida. Ma fammi parlare. Fammi parlare. Guarda che si prende la botte. Rissa, rissa. Secondo me ha un dito così allenato che anche con l'autotune lui comunque sente che se tipo stoni di voce ha. Lui sente prima, cioè a lui il segnale arriva prima che all'autotune. Poi arriva l'autotune, passa attraverso di lui. Cantare, lo posso... No. Ma parla? Mi fa venire sangue alla testa? Non lo so, magari ti diventa ciuffo. Ma no. Comunque rapetti, cioè se si calma un attimo preferisco, al posto di urlare e starnazzare perché è fastidiosa. Ma tu non puoi togliere la personalità a una persona. L'autotune è la personalità, cioè sì. Le personalità siamo arrivati a questo punto. Sono la stessa cosa. Perfetto. Ma pensa a te. Cioè qua ha detto proprio la cosa peggiore che puoi dire. Sì. Quello quindi che non doveva qualsiasi dire. Cantante personalità e autotune. Personalità se utilizza l'autotune. Certo. L'autotune è l'anima del cantante. Beh, lo slogan dell'autotune secondo me è una bella pubblicità. Sì, io lo compro. Trovate il link in descrizione. 20% di sconto. Ah no, per lo spettacolo ragazzi ci sono gli sconti. Per famiglie, per gruppi. 20% e 25% a seconda. 4 o 8 biglietti insomma. Comunque andate a guardare. Andiamo avanti. Buonanotte. Anna, possiamo parlare un secondo con calma? Oh, dai, con calma. Con calma ci dice che l'autotune è fantastico. Non è equo. Non è equo. Anna!
spiegarlo perché sennò... Ecco, annullato. E io qua sono curioso di vedere la visione artistica dei ragazzi. La visione artistica, ok. Quindi anche se non sai cantare, intonato, va bene. Perché personalità uguale autotune. L'uso correttivo e l'uso creativo. Ma lui c'ha tutte le spille da fare, forse... Non ho finito la maglia, non c'era tempo. Eh sì, l'ultimo incontro con... La Sarta. Con la Sarta non è stato fatto. Senti questo e dici ma che bel programma, adesso me lo guardo tutto fino a mezzanotte. Vabbè, in ogni caso questo guanto anch'io sono contrario perché tanto ha vinto Martina, cioè cosa lo facciamo fare? Calmati. Ma infatti guarda, Totala, stai tranquilla, calmati. Non mettermi in bocca cosa hai scritto. Madonna, veramente, cioè qua mezz'ora di urlate, una cosa. Ma tu conosci di musica e dici che lei canta solo canzonette? Ma che spettacolo guardi. Brava Lorella, brava. Vorresti cambiare aria e vorresti cambiare vita e vorresti cambiare. Lei c'ha sempre sto problema, e quando lo togliamo perché è incastrato troppo forte, quindi tu tiri, poi si stacca e devi seguire col collo. Perché c'è lui, perché c'è lui, perché c'è lui, perché c'è lui, perché c'è lui. Si è incastrata, mi sa. Ah no, che ne so. Ah sì, il disco. Perché c'è lui, perché c'è lui, perché c'è lui, perché c'è lui, perché c'è lui. Non vorresti più mandarlo via. Incavolato. Pensa saper cantare al contrario. Fichissimo. È come quel pianista che aveva messo lo spartito al contrario, iniziato a suonare, ha detto ma non è questa la canzone che ho girato. Ah ok. Ho visto una persona che ci ha provato. Anzi forse era anche la... No, Tu sì che vales. O era Tu sì che vales. Tu sì che vales, l'abbiamo vista. E poi l'ho ascoltato al contrario, però non ha funzionato. Non era perfetta. Cioè un po' si capivano le parole, ma... Difficile. È complicatissimo. E vorresti cambiare aria, e vorresti cambiare vita. È scoppiato una vena nell'occhio. E vorresti cambiare vita, e vorresti... Scusami, ho sentito malissimo. Ok, è un problema se la rifacciamo? Assolutamente no. Povera, che brutto. Comunque si vedeva già da prima che era agitata, eh. E sicuramente è un pezzo più adatto a Lil. Però il fatto che lei sia partita due volte va considerato anche nel giudizio. E vorresti cambiare vita, vorresti cambiare... Vabbè, non ce la fa proprio. Scusatemi, ci riprovo. Mazza però, che balonzo. Mi sono partita male, ho sentito male nel linear. Veramente ha problemi o... Vorrei capire, perché se adesso non cambiano niente vuol dire che rimane uguale. Perché riprovi se... Cioè, o un tecnico viene lì e ti aiuta. Cioè, anche i tecnici... O ti danno l'ok, adesso abbiamo aiutato qualcosa. Infatti, perché se no sai già che arriva a quel punto sarà uguale. Però ha già perso, perché... Va a finire e vorresti cambiare faccia. Andate avanti? Sì. E vorresti cambiare vita, e vorresti cambiare il mondo. E vorresti cambiare l'Enir che non funziona. Suona. Perché c'è lui, perché c'è lui, perché c'è lui, perché c'è lui, perché c'è lui. Comunque lo stanno facendo stra diverso. Sì, sì, un'altra canzone. No, se cambiasse il mondo. È difficile quel falsetto lì, eh? Perché lei l'ha fatta molto più alta, essendo che ha una vocalità diversa rispetto a Lil. E devo dire che proprio non mi dispiaceva l'interpretazione. Sì. Quindi se non si fosse fermata tre volte... Forse avrei votato Sara. Forse. Sara ha messo il cuore, molta drammaticità. Sì, Lil l'ha fatto più incavolato. Finisce un amore e c'è questa forma di arrabbiatura. Esatto, lei l'ha fatto più arrabbiato. Devo dare il punto a Licio lì perché mi è sembrata... Sì, anche perché non si è fermata tre volte, due volte. Come si è fermata? Quello comunque va considerato. Quello va considerato. Insomma, se io devo fare una coreografia, raga, qua il pavimento, la mezza, non funziona. Non sentivo più la musica. Se ci pensi, quella danza, quante volte sbagli, ma vai avanti, no? Lo impari proprio da ballerino. Se sbagli, vai avanti, non devi farlo notare, non devi fare la faccia, tipo qualcosa, no? Quindi immaginati, però, ogni volta che un ballerino sbaglia, si ferma veramente, come nel canto, perché nel canto, appena sbagliano una cosa, di solito si fermano. Sì, sì, non sanno proprio recuperarla. No. Se ti andasse di fare ancora un poco di cardio, ti andassi di fare un po' di cardio, e nel suo vestitino fare amore a mossa. Io voglio vedere il guanto di sfida tra lui e Holden con la tocca. Sono stracurioso. Faccia, io voglio vederlo perché secondo me sono tutti e due straimbarazzati. Holden non ne parliamo. Però abbiamo visto le prove in live durante il daytime, tutti i martedì su Twitch alle 20.45. Ed era molto divertente. Oppure Martinica, sono via questo. Piano, fragile, c'è scritto. La sua voce sul palco ha bisogno di uno strumento. Ha bisogno. Ha bisogno dell'audio. È certo, perché senza fa schifo. Poi ci sono i rapper americani che anche nelle interview che non hanno nessun effetto sopra di cima, solo parlando sembra che stanno rappando.
I'm the one for a good time call. Bello. Colà poteva fare una faccia migliore che stare. 1 2 3 1 2 3 drink 1 2 3 1 2 3 drink. Però sarebbe stato carino ogni volta throw che tolgono back. No, ogni volta che tolgono cambia un po' la faccia, no? Sì. Che fa una sorridente, una un po' più triste, una... Ah, pensavo come se fossero dei da... friend diversi. Mentre canta, difficilissimo. Ma allora, lì c'è un rischio di farle male. Infatti guarda come l'ha fatto con calma Giulia. Era lì tipo, non voglio beccarla. Sta sbagliando un po', Distratta dalla gente che la tocca. Può essere. No, la canzone è molto difficile. Però anche Sia in questo pezzo mette delle imperfezioni, ma perché a lei piace, cioè... Martina ha delle sfumature acute, meravigliose. Io comunque voterei Martina, anche se non è stata perfetta al mio orecchio, poi non so, per esperti e tecnici. Amore, osa. Quindi 2-0. Quindi 2-0 per me. Ma devi cambiare immagine, che sei stupenda. Ancora questa immagine. Il phone, Martina, il phone. Mi piace molto come Mila sta sul palco, come giochi con la musica principalmente. Vota la performance scenica di Mila, con la quale siamo d'accordo, è il più bravo. Sì, ma non sto però, girando, non mi ha colpito tanto. Però, sì. Quadro vocale che mi ha colpito di più, Martina. Grazie. Quindi è 2-0. Ah, 2-0. Wow, meno male. Meno male, sì. Hai spaccato. Ho visto di recente un video di un cantante o un musicista americano, non mi ricordo chi fosse. Aspetta. Ma che è sta cosa? Quindi? Ah sì, comunque ho visto sto video. I tre eliminati provvisori si sfideranno e uno di loro dovrà lasciare il programma. Sta dicendo cose importanti, forse. Ma noi due ce cervello. Ne sbattiamo. Che diceva appunto che l'autotune sta appiattendo tutto, il suono è sempre uguale, questo zzz che nella voce, no? Un po' metallizzato. Sì. Per cui è stralimitante e noioso per l'ascoltatore sentire poi sempre la stessa cosa, no? Tutti i cantanti normalizzati, appiattiti, uguali. Sono scappata via quando mi sono vista dentro un labirinto. Finalmente la nostra Sofia può ballare nella prima parte della serata. C'è un'eliminazione diretta o forse hanno... Cioè adesso, da adesso in poi c'è solo un eliminato a sera. Non abbiamo ascoltato niente però. Forse ne eliminano solo uno. Spero nessuno di loro tre. Cioè spero Mida. Sì, ma sappiamo che non uscirà mai. Possibile. Oh, sono lunghe le scale. Mazza, altissime. Come Pooh, il mio più grande nemico. Le scale. Cioè, non c'ho un pezzo triste dove me lo posso sfogare, quindi devo far finta che questa emozione che esiste ora non esiste. Che carina. Però è vero, cioè... Sì, è dura. Complicato, perché se c'è un pezzo triste, easy. Esatto. Puoi uscire, boh, sei già dentro il pezzo. Sì. Perché, okay. Perché poi dopo devo fare la bang. La bang. È molto più semplice fingere di essere tristi anche se sei felici, che fingere di essere felici se sei tristi. Non importa tanto, mi ricordo. Mi ricordo. Dobbiamo comprare l'autotune. Proprio sì. Per una questione di dimostrazione. Anna che voglia che ho. Bam. E non muore zero regole. Io ti dirò che rompo. Cioè, tagliata, poveretta. Almeno quando era in gara la filmavano un po' di più. Adesso sempre meno. Certo. Adesso veramente. Si pensa anche a, non lo so, sua madre, no? Che e dice, stasera balli. Sì, sì, sì. Ma a vederlo non la vede. Cioè, tranquillamente, sono in due sul palco. Zoomate sì. Un po' fuori, prendete entrambi, cioè non è complicato. Ogni tanto magari... Sì, ogni tanto, però per fare dei tagli un po' su di lei, zoom o su di lui. Più che altro, la ballerina. Guardarsi bene le prove dei pezzi. E capire i momenti in cui... Capire i momenti, cioè... E poi chiedo alla giuria chi va in eliminazione provvisoria. Ah, beh, vero. Sì. Ok, non va, non è diretta. Un eliminato. Vai, Leonessa. Avrei preferito di un altro colore il vestito, più colori terra, no? Visto lo sfondo. O azzurro, blu, come il cielo. Carino quel passaggio lì, a terra, però la pirouette, prende tre quarti di pirouette. Sì, anche questa cosa qua. Sì. Sì, non è il mio genere, a livello coreografico. Non ha saltato tanto. Non ha saltato tanto, sì. È un po' scarica, eh.
Bello. Bello, a livello scenografico. Io me la immaginavo con un vestito del colore del cielo, no? Più un pezzo di contemporaneo, modern, contaminato. Ho provato a fare una tamarrata che non ha funzionato. Una tamarrata che con questa scenografia c'entrava nulla, il nulla più assoluto. Chi volete che rientri immediatamente nel programma? Chi salvano? Io quasi quasi salverei Sofia sto giro. Salvo Sofia perché la coreografia era meglio. Un peccato perché secondo me Lucia... È quella più forte. È la più forte. Sì. Lucia è forse la più forte ballerina di quest'anno. E forse anche di sempre. Tac, è ovvio, ma figurati. Come canta lui con l'autotune, nessuno mai. Ha una grande personalità, dal costo di 20 euro al mese. La personalità più grande che puoi avere sono i soldi alla fine, capito? Se hai i soldi, hai, guarda che personalità. Puoi gonfiarti col phon un sacco. Puoi gonfiarti col phon, puoi comprarti l'autotune. I vestiti strani. Vestiti, quelli finiti che non mancano i pezzi, sì. Quello fa. O se mancano dei pezzi, cioè è lo stylist. Lo stylist. È lo stylist. Carta. Carta. E se va Lucia non mi dispiace perché così la vediamo ballare di più. Lucia. Tanto nessuno delle due verrà eliminato. I professori già si mettono in gioco, ma se ci mettessimo anche noi in gioco e facessimo... Oh mio Dio, oh mio Dio. Già non bastava il guanto di sfida dei professori. Sul ballo? Loro tre sul ballo? Cristiano, vuoi fare la presa? Sì, certo, ma... Tanto siamo la presa, io lo so adesso. Dai, no, no, presa. Ma il Giorgio ci balla il flamenco, raga. È bravissimo lui. È bravissimo, e poi ci fa pole dance. E poi fa pole dance, esatto. Nessuno sta sul palo come lui. Sul palo che si allunga poi. No, ma tu sei un ballerino, Cuba, non sono un ballerino, scusa. Non è un ballerino? Quindi non è un ballerino flamenco? Cavolo. La scorso episodio sembrava di sì. Ma lo sai che io per curiosità ho scritto su Google Giorgio balla? L'ho visto solo sui tacchi che faceva un po'. Sì, ma era ovvio. Ma come si permette di dire ballo meglio il flamenco? Come si permette? Cioè, è veramente antipatico, arrogante. Sì, ma questo ci fa capire la sua conoscenza della danza. No, se lui pensa di ballare meglio di Giovanni. No, infatti. È bruttissima come cosa. Non può stare lì a giudicare il ballo. No, perché... Infatti chi vota alla fine? Ah, tu sei così bello. You're very hot. Ma vai, va. Che poi tante persone che magari hanno visto i nostri video, no? Che fanno parte dei nostri hater, capito? Quando noi diamo una critica, un giudizio su un ballerino o su un cantante, non vuol dire che noi sappiamo farlo meglio di loro. Cioè, no. Non è che se uno dà una critica è più bravo. No, vuol dire che da tutta la vita noi abbiamo visto la danza in molti aspetti e quindi parliamo delle nostre conoscenze. E diamo un giudizio. Non vuol dire che lo sappiamo fare nostro. Meglio. Esatto, ma questo non vuol dire che sono più bravo di alcuni ballerini che sono lì. No, anzi, lasciami i mostri che tranquillamente figurati. Sono migliori. Parla per te. Ah, ok, questo era il guanto che volevo assolutamente fare. Interessante. Eccolo, guarda come balla. Cioè, a questo punto, scusate, era meglio l'1-1 che sta roba terrificante. Guarda che ballerino, si vede dalle movenze. Sì. C'è cioè, il flamenco innato. Vabbè, non che Giofre invece stia facendo un grande intrattenimento. Ma cosa si è ridotto questo programma? Perché? Con tutto quello che potrebbero fare. Perché noi non siamo dei ballerini. Facciamo. Tu Madonna, hai detto che lo sei. Madonna, quindi... stai zitto, Malgioglio. Ma nessuno poi che gli dice: ma tu non ballavi flamenco meglio di Giovanni? Io voglio essere assunto da amici e andare lì solo per litigare con lui. Sì. Questo è il mio sogno. Lo scrivo sul tema quando la maestra mi chiede cosa vuoi fare da grande. Come svolazzano i capelli di Dustin. Sì. Ma lui è in slow motion. Ma sai che è uguale al principe di Shrek? È identico. Te lo giuro. Mi fa scassare. Cioè io lo vedo in slow motion. C'è quella mascella lì. Ce l'ha solo il principe di Shrek. Sì. Lui. Io lo vedo quando arriva in slow motion. Libro delle barre che piace tanto alla Peppi. Sono tutte cose già viste. Va bene, adesso siamo arrivati al libro delle barre. Il favoloso Pettimondo con i vestitini. Perché tu sai che quando un ragazzo incontra una ragazza. Un nuovo sogno. Fare un programma di talent su YouTube migliore di Amici con un milionesimo del loro budget. Sono aperti i casting per gli amici di Coros. Come stai venendo qua? Mamma sta venendo qua. Fammi così una malattia. Stai venendo? Ne tu sei una malattia. Malattia. Fammi così una malattia. Comunque quando canti in napoletano devi fare un po' disgustato. Malati, mi fa un po' schifo. Quando felice invece non funziona. Malati, capito? Sono felice. Malati, capito? Non mi fa un po' disgustato. Malati, tu puoi avere auguri e bugie.
Ah, malattia di bugie. Bugie. Cioè, la malattia spesso è non finire le parole. Sì, devi troncarle. Bugie. Esatto. Tu fai avere auguri e bugie. Ah, adesso ha finito. Bugia. Se avessi avuto l'autotune, ti giuro, secondo uguale. Me sarebbe uscito uguale. Purtroppo non ce l'hai, quindi. Giochi a padel dalla mattina alla sera e dovresti invece ballare. No. Ecco, il padel. Lo guarderei, Rudy, che gioca a padel nello studio lì, al posto di vedere Malgioglio che balla. Tanto spazio per un campo c'è. Fatto. Ecco, anch'io ho un sogno. Che giocare con Rudy a padel. Distruggerlo. Certe lettere d'amore. Oh, le scenografie sono carine. No, a me questa non piace per niente. Ti giuro, io tutte le cose che sono lettere, fotografie. Sì, ma non hanno messo la foto. C'è solo. Vabbè, meno male che non c'è la foto. E hanno messo loro. Se mettono la foto del nonno, della nonna, della mamma, dello zio, io mi viene lo sbocco. Ti immagini, dico queste cose e poi allo spettacolo faccio da solo con la mia foto di quando sono bambino. Mi sto troppo distraendo. Sì, va ma bene. Tanto non sta facendo nulla. Nuove cose, e ti diremo ancora un altro. Purtroppo Gaia non sta più facendo i pezzi che ci piacevano, fatti da e lei. Fa tutto amore, amore, amore. Ma a parte quello. Oh. Sì, ma prima faceva, sai, le cose un po' più scattose. Era un mix tra contemporaneo, ma anche esatto. dei blocchi. Non esatto, faceva un modern contaminato, una cosa sua particolare. Io quando sento la sua voce, sento delle vibrazioni. Adesso deve uscire lei, che sono usciti Nicolas, Giovanni. Però come hai detto tu prima, è impossibile, quindi la domanda è come fa adesso. No, adesso la meritocrazia non proprio l'hanno buttata l'hanno fuori. Buttata nel cesso. Io trovo che Petit stia crescendo sempre di più su questo palco. Oggi era sul piedistallo, quindi. Eh beh, sì. Era più è un'illusione ottica alla fine, non è cresciuto. Sì. Va bene. Dove è andata la telecamera? Sì, alla fine c'era un muro. Che cosa? Con due vite. Due vite. È tipo un gatto. Proprio, ne ha già perso un paio. Ne ha già perso un po', sì. Fottuti ancora una notte fuori un locale. E meno male. Se questa è l'ultima. Sarò lì a dirti che sbagli e non sai. Qui non arriva la musica. So che tu non dormi, ma... Che bravo che è. L'ultima. Ehi, bravo Sebastian. Sbagli, ti sbagli e lo sai, qui non arriva la musica. Che poi questo pezzo non è per niente facile. No. Da dietro sono uguali. Chi è la cantante adesso? Che c'è? Bravo. Bravo. L'ha detto, bravo. Che cavolo, posso dirlo? Lo dico, va veramente detto, brava. Poi quando si parla del cantare e interpretare, in questo caso hai proprio interpretato. Oh, bravo Rudy, meno male. Detto questo, Anna è sempre stanca. Ma ha rotto il c***o Rudy, posso dirlo? Andiamo avanti. Io non so se c'hanno un tablet lì davanti e dici, perdi tempo, siamo in anticipo e devi sparare cagate. Sexy. Altro che slow motion qua. Vado. Don't feel me, baby. Yeah, baby. Questo è il pezzo perfetto per questi sì. giudici. Sì, qua ha vinto. No, ma dici che vince contro Martina? Martina è stata pazzesca. Sì, Martina è stata pazzesca, però. Cioè, può anche lui. Che... Ah, peccato le pirouette. Non è un po' storto. Ah, e mi tagliano la salita, che era fichissima. Tu sei l'unico maschio che si lamenta che è dietro. Vabbè, anche i maschi in giuria si sarebbero lamentati. Infatti, se chiedi ai giudici, loro non sanno neanche chi sono le ballerine dietro. Sex symbol, ragazzi. Bravo. Figo lui. E tu hai interpretato questo brano perfettamente per quanto riguarda i miei gusti. Però Dustin... Sì, però Dustin mi ha fatto venire... Le caldaie. Un'erezione. Da Dustin mi incanta perché è meraviglioso, e sei veramente straordinario. Oh, però io amo molto la voce di Martina. Mamma mia, ha messo da parte l'ormone. Ragazzi. Bravo. Applauso, bravo. Secondo me con questa esibizione Dustin ha dato un po' d'ossigeno ad Anna. Ma lasciatela in pace. Che sono un po' in difficoltà in questo momento. Io capisco la difficoltà che ha avuto. Lato tecnico, siete stati incredibili entrambi. Ma che ne sai di Dustin? Ma che ne sai del lato tecnico di Dustin? Ma io da ballerino andrei seduto su quella poltrona non direi mai a livello tecnico è stata fatta. Che cacchio ne so io? Cioè mi sembrerebbe di sprecare il voto, perché se lo do a uno lo tolgo alla... Cioè in questo caso ho veramente un po' di difficoltà. Questo è... Comunque sono d'accordo, sì, è molto difficile. Capisco la sua... Se annulla la prova si va avanti. Si può chiedere qualcos'altro? Sì, certo. Si può? Dai, così perdiamo un po' di tempo. Andiamo avanti. Sì. Cioè questo, capito, per non fare 1-1, capito, si annulla. Incredibile, cioè geniale, madonna. Geniale. Va bene amore mio,
non sei di nessun altro, è di nessuno io. Ah, questo era il pezzo che dovevamo fare insieme. Dove lui ha balzato le prove. Sì, perché è stato in bagno chiuso un'ora. E poi ha sclerato e se n'è andato. Pezzi di merda, andate a fanculo. Avete rotto il cazzo anche. Avete rotto il cazzo. E poi è tornato in grande stile. Non siamo come loro, è bello, bello. Io preferisco Petty. Meglio, meglio, meglio che non rimani qui. Cioè, tra autotune e autotune, preferisco quello di Petty. Meglio, meglio, meglio che non rimani qui. Comunque Holden è così raccomandato che riesce a vincere contro la regola della barba. La famosa regola della barba, che se hai la barba ti eliminano. È quello principalmente che lo fa capire. Tutto il resto ancora ma sì, quello... No, la barba. È sulla barba che si capisce che è raccomandato. Sì. Mi è piaciuta la dimensione vocale che si è creata, questo incastro tra le voci. Un mix di autotune. Mm-hmm. Di personalità, Tim. Scusami. Non capisci niente. Oh. Che imbroglio era, maledetta primavera. Ma come fa Lil, poverina, adesso a battere quei due lì? Impossibile, come fa? Fai. Uno dei due c'ha la barba, come fai? Mi piacciono questi nostri inside jokes che possono capire solo quelli che ci seguono da un po' di tempo, perché sì, perché è costruita nel tempo. Maledetta primavera. Per me ha vinto da lei adesso. Ma palese che ha vinto per noi e per i nostri follower. Che freddo c'era, maledetta primavera. Che freddo c'era. Che freddo c'era, lo sappiamo. Dai, che fretta c'era. Non lo so. Sono freschi. Sono, sai come Maria, come un babà. Ho riempito, che ne so, di ponce e crema. Ma chi se ne frega? Per quanto riguarda i Jolie. Babà. Hai cantato una benedetta primavera. Chi vince tra la benedetta e primavera e il babà? Dai il punto intanto Holden per capire. Sì, io. Certo. Sì, certo. Sì, certo. Ovvio. Chi vince la squadra di Zerbi Celentano? Ecco, come avevi predetto. Hanno fatto la pausa in mezzo, hanno fatto comunque sì, tre perché se facevano il 2-0. Che c'ha la faccia un po' assonnata. Ma sempre la faccia assonnata, ragazzi. Lil Jolie contro con Gaia. Puoi ballare, Gaia, tu? Che vuol dire puoi ballare? Fa male? Una scheggetta si è infilata sotto il piede. Ah, wow. Ma quando? Il parco non ha mica... Ah, a quanto pare, dove, sì. Dove c'è il legno? Beh, nelle scenografie. Magari una scenografia fatta di cacca, brutta, scheggia sotto il piede. Ho chiesto infatti se poteva ballare. Dicono di sì. Vabbè, tanto qua Gaia non la eliminano, quindi forse esce Lil. Niente, si ostinano a farle fare cose che non la riguardano. Qui l'unica persona che potrebbe far risaltare un pochino questa coreografia è una alla Isobel, perché qua o hai un carisma e una personalità assurda che fai risaltare anche passi semplicissimi, oppure non muore lì perché non è valorizzante, capito? Cioè è finita, cioè ma che cavolo, non ho fatto niente, ha fatto una gamba e basta. Mi hanno chiesto, puoi ballare? Non faccio niente quel pezzo, certo che posso ballare. Yes. Ui. No. Io. Sì, che ne sai che era spagnolo o italiano, eh? Sei confuso. Where are the good men gone? And... Where are the good men? Se non torno and I dream of what I need. Lì, peccato. Che ha dovuto guardare i gradini per scendere. Ma mi dispiaceva anche un po' la pronuncia in inglese. Sì, no, la pronuncia l'ho già presa in giro all'inizio. It's gonna be fresh from the fire. It's gonna be fresh. It's gonna be fresh, this food. It's gonna be so ready. Peccato perché come voce mi piace. Su questo pezzo sì, però la pronuncia malissimo. Alla Holden style. I need a hero. I'm old enough for a hero to the moment. Cioè è incredibile come i ballerini devono sapere 70.000 cose o i cantanti non possono impararsi un po' di pronuncia inglese. Che non vuol dire che devi parlare perfettamente in inglese, ma avere una buona pronuncia, cioè proprio saper riprodurre quei suoni. Che poi hanno un sacco di coach, sicuramente c'è anche un coach per la pronuncia. Qua io Lil. Io mando purtroppo. Gaia. Io mando Gaia. Per me Lil. Gaia, dai, non ha fatto niente. Dall'inizio sì, del programma. Non ha fatto niente, però pulito. Sì, ma dall'inizio del serale. Tre mesi fa ha fatto l'ultima coreografia, dai. Stonava troppo la pronuncia. Era proprio sì, marcatissimo. Sì, però dai, ha fatto altri pezzi belli. Lil. Bah. Entra in guanto di sfida. Dai una mano a Francesca Raimondo, per favore. Ecco, non vedevano tutti l'ora.
almeno la tocca può ancora portare il guanto, ora che non balla più. Non ha più ballato, cioè. E beh, come fa? Siamo Giovanni. Arrivati a un'ora e mezza di programma e ancora non ha fatto niente. Senza Giovanni cosa fa? Ma tanto per noi hanno sempre vinto loro e basta. Sempre. Cioè, ma non, ma neanche a occhi chiusi li voto. Dov'è il signore Manuel? Senza Manuel è già un'altra storia. Sì. Eccolo. È un figo. È un figo, punto. Madonna. Cioè, proprio, secondo me è nato così. Ballando, è uscito. Sì, è nato ballando figo. Mi piace il suo stile, perché non esagera, ma è figo. Non so come spiegartelo. Capito? Non è uno di quelli Ma poi che... non balla neanche troppo piccolo, lo fa sembrare sciallo. Sì, ma guarda come muove sto bacino. Sì, sì. Ha uno stile che mi piace troppo, perché sembra quasi che stia marcando, però lo fa grande. Non ha quella cosa tipo, adesso ballo hip hop e faccio... Esatto, spingo quello... un botto che, oddio, vuoi picchiare? Cioè, sono arti marziali queste o che cos'è? E non è neanche lo e stile TikTok. TikTok, dove non fanno più niente. Dove mi spiega, è talmente marcato che il passo, capito? Non c'è più. E poi è super fluido. Lo, tu mi fai girare la testa e non lo so. Non lo so, la s'allunga. La jukebox, ti ricordi? Sì. Avevamo parlato un pezzo, avevamo proprio i costumi degli anni 60. Cosa c'è? Non ho capito. Voleva picchiarlo. Guarda com'è concentrata però. Sì, lei è concentratissima. Oh, madonna. Ma no. Povero Todoro. Todoro mentre balla pensa al bonifico che le fanno dopo. Sì. Wow. Lui con è lei la protagonista, Lui alla fine. Sì, sì. Io non faccio mai complimenti a lui che è molto sexy, sei un bravissimo ballerino. Mi piace Mangiolo quando si ricorda i nomi. Faccio complimenti a lui. Sì. A lui. Cosa, come si chiama? Ma è imbarazzante, tesoro. Ma perché è imbarazzante? Perché non sei agile. Lui lo farebbe molto meglio. Sì, Mangiolo lo farebbe molto meglio, hai ragione. Da quale pulpito? Brava. Ah, le avevano tagliato però. C'è stata la pubblicità e poi... Non l'hanno rimesso capo. No. Da che pulpito, infatti? Sicuramente è più atletica lei di lui, ma di brutto. Sì, ma balla anche meglio di lui. Molto, molto. Non sa neanche il testo. Ok, adesso ho azzeccato. Peccato che la cella non si applichi un pochino, come fa Lorella. Come fa lui? Oh no. Che troll. Fa troppo ridere. Oh, bellissimo. Che schifo. Che mano agli occhi. Mi piace questa presa in giro di Annalisa con questa coda altissima. Comunque ti dirò, secondo me Rudy e Maggioli ballano bene uguale. Dici? Sì. Secondo me balla meglio Rudy. A parte che fisicamente Maggioli è più brutto. Annalisa! Cioè, hanno veramente chiamato Annalisa, poverina. Dai, apri quelli impermeabili da maniaco sessuale. Da maniaco sessuale? vabbè. Anzi, vabbè, guarda. Vabbè. Dai, allora, ok. Con quanta eleganza. Con quale grazia. Cantiamo Emanuel, per favore. Emanuel. Emanuel. Lo. No. Siamo, io voterei tutte e tre, però il mio lollò, la mia cuccarina. Il mio lollò. Cosa deve fare Rudy? Cosa deve fare? Stare fermo. Secondo me Rudy, se stare fermo lo voto. Stasera cosa vuoi da me? Io non prendi. Non sto capendo niente. Non ho capito nulla. Facciamo ricompensa. Pasqua ha fatto male a tutti proprio. Pasqua male a tutti. Su voi invece voglio fare un pensiero, perché non ho ancora capito se quello che vedo ogni volta mi piace o mi fa schifo. Io sono sicuro sul mi fa schifo. E io voglio premiare questo punto di domanda. Niente, è un voto a Madonna, tutti. Ma tutte le volte lui, colpa sua. Già la seconda volta che li fa vincere. No, non hanno vinto, nessuno, è 1-1-1. È annullato. Si va avanti. Sto cercando l'uscita di questo labirinto, Prima o poi la trovo. Ciao, belli, belli, ecco, sono belli. Lei piace a tutti gli italiani, lui solo a Cristiano Maggioglio, ma vabbè.
Rudy, ma Rudy, non hai capito niente. Per favore, vai a casa travestito e non ti dico dove. Vabbè, dai. Volevo dire una cosa alla Pettinelli, tesoro. Madonna, Malgioglio, ti siedi? Sto diventando intollerante io. Lui è il mio lattosio. E se tu hai l'extension o no? Naturalmente sì. Un applauso all'extension. Stupenda. Un applauso all'extension. Perdiamo mezz'ora per parlare dell'extension. Comunque, sono molto contento perché ho indovinato. Ho indovinato questa sera, sono contenta. Ma tutta questa pausa per dire che è l'extension, perché? Perché devono perdere tempo. Porca miseria, il vuoto più totale. Petit fa un bel medley franco-napoletano. Franco-napoletano e sarà... Click, boom! C'è un'altra persona che va in eliminazione. Vanno in tre. Così uno viene salvato. Ah, ho capito. Che adesso abbiamo Lucia. Quindi no. Lil. Sì. E forse... Sara, sì. Si spera esca una cantante. Un cantante. Ti rincorro per la strada, anche se è vuota e buia. Sei pronto? Sei pronto per il beat? Click, click, boom, boom. Boom. Ogni volta che l'ascolto sta canzone sono due canzoni, cioè... Sì, sì, qualcuno ha fatto Next. Sì, tipo quando le cuffiette queste qua... Per sbaglio. Sì, che sono in palestra e tipo magari dici, mi devo grattare e cambio canzone. Poi non si può più tornare indietro. Corro da te sopra la mia brum brum brum. Brum brum brum. Il mio disordine. Che bella però, eh. Lo sto facendo bene, sì. Soprattutto questa parte qua. Click click boom boom, un po' meno. Sì. Non è abbastanza villain. Però ti dirò, anche la cantante... Rose villain. Anche lei non mi convinceva troppo in poteva quel Poteva farlo pezzo. Di più, poteva farlo più... Sì. Baby, click boom boom boom. Vedi, si è perso un po'. Se me ne vado, Sì, ho paura. Si sta vergognando. Un po' paura, sì. Tiri fuori quella timbrica lì, mi piace da morire. Brava. Era strano. Bravo, bravo, Michele, bravo. Comunque quest'anno stanno facendo tantissime cover sui pezzi appena usciti a Sanremo, eh. Non so se era così gli anni scorsi, boh. Perché prima non seguivamo tanto Sanremo, quindi... Può essere. Uno merda se je du mali de la femelle. De la femelle. La femelle. Un fan de te voix, mais dans un sommeil éternel. Eternel. Com'è il suo accento? Non so. Qualcuno sa il francese di voi? Ditemi nei commenti se però, la pronuncia è buona. Però ditelo solo a Tim. Ah, ok, toc toc, bussano alle popo. Alle popo. Che figo il popo. Popo in tedesco vuol dire culo, quindi attenzione. In italiano è cacca. Però non sa, e mo chi parla sempre tu. O se messo non si chiù tu, giuro che... Bello zarro dietro. Chiama Rudy, vinci in manuia. Capito? Chiama Rudy, vinci in manuia. Non so cosa vinciamo dire. Noi, penso. Non lo so, così a orecchio. Ok. Qui il tonton sopra un tenten, senza il casket cat. Cat. Ma ha detto delle parole a caso, secondo sì, me. Sì, palese. Occhio sta canzone, non me la toccare. È già iniziata male. Rendez-vous sur ma prochaine. Questa parte qua non mi sta piacendo. No, la trovo un po' calante. Tous les mêmes. Poi non è sexy. Devi essere molto più sexy, molto più femminile. Mi piace molto la modernità di Sara. Okay. È molto interessante. Anch'io farei vincere non Sara. Mi ricorda il mondo di Stramae. Di Stramae. Stramae. Stramae, perché Stramae. No, Stramae. Stramae, cosa ho detto? No, avevo capito male. Stramae. Stramae, che stramazza il suolo, capito, quando canta. Come del resto anche tu. Sara. Non sai neanche il suo nome. Come tu, capito? Quando dice lui, lei, perché non sa il nome, che l'ho detto prima. Al piccolo Petit. Grazie. Petit si ricorda sempre il suo nome. Sì. Chissà perché. Inizia Mary Sol. Vai, Mary. Ginocchiera, ancora dolore, quindi. Ti sei svegliata siccome c'è Mary Sol, eh? Ma io sono svegliissimo. Ma io sono svegliissimo. Dalla musical Sweet Charity. Guarda che vestitino si sta mettendo. Bellissima, sensualissima, nonché ovviamente... Levissima. Bravissima. Bravissima. E la coreografia è difficilissima? E la coreografia la vedrai. Quindi non è difficilissimo. Il suo musical questo. Anche qua per Malgioglio ha scritto il nome. Ding. Real big spender. Bah, me lo tiene su. Si allunga, eh. So refined. Ma dove è andata sta gamba? In my mind, so let me get right to... Le schiena. Madonna, madonna. Poi...
Ah, carino. È già finito? No. Questo era l'intro. Sì. Allora, ripeto due volte la stessa cosa della gamba. Carismatica, cioè, dotata, gambe. Sì, cioè, però, gamba, ok, gamba, squartata. Gamba, schiena. Va bene, sei squartata, hai fatto la ginnastica. Va bene, però la danza, poca qua, eh. Peccato, peccato. Cioè, purtroppo mi sembra che si lavori più sulla quantità di pezzi che sulla qualità dei pezzi, no? Che fai respiri davvero? Davvero? Sto ancora addosso il tuo sapore. Sapore, oh. Ha vinto Mary. Sapore, oh. Ma se tu scrivi una canzone, no? Come in questo caso, Fedez per la sua amata. E poi divorzi. E poi tu hai... quello di Shinai. Sicuramente sì, non è mio. Fa ancora parte di noi, Shinai. Oh, forse sì. Poi di farlo in concerto ti rende un po' triste, no? Perché ogni volta ti fa rivivere il momento in cui l'hai scritto. Sì, no? Mida, credo che tu sia un cantante. Hai la voce, hai carattere. Hai la personalità, tra parentesi uguale autotune, per chi non sapesse di questa formula. Sei un'allieva o sei una professionista? Davvero, facevo fatica. È quello che volevo dire anch'io prima, cioè lei comunque ha ballato vicino. Io non ho neanche guardato le altre, devo dirti. È quello che sto dicendo, vabbè che lei era vestita anche molto bianco, diversamente, le altre nere, quindi poi si vedeva al centro. Però comunque c'era Isobel, c'era la Tocca. Voto Marisol, senza ombra di dubbio, cioè Saporia, capito? Sappi che io ti chiamerò sempre la piccola Josephine Baker. Marisol non ha capito. Che cavolo è? È stata una grandissima ballerina di Charleston. E dimmi cosa c'entra il Charleston con Marisol? Lei in un momento difficile della sua vita aveva adottato 12 bambini di nazionalità diversa. Ci sta un bel messaggio, ma da dove... Ma il giudizio tecnico... Niente, è caduto. Perché sei vita, sei life per me. Sei life. E beh, ha senso che lei sia vita. Perché alla fine cosa dà vita al mondo? La f***. No, il sole, il calore, il sole, la luce, no? La luce, quindi e lei, il lei santo è Marisol. Sofia, l'ultima poesia. Se non è un problema, mi da tu. Certo. Mi piace il fatto che fanno sempre iniziare il cantante adesso, così almeno durante quel pezzo la ballina si può scaldare qui, quel minuto e mezzo. Sì, sì, infatti. Si stava facendo spiegare da Todora cos'è successo, perché si era assopita un attimo. A volte ti addormenti e dici, scusa, cos'è chi era l'assassino? A me succede un sacco a di me volte. Succede. Con questo programma, proprio. Bravo. Sei proprio cretino. Sì. Ma sei scemo proprio. Sì. Ah, dice sì. Sì, 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 lo so, lo so. Io comincio a pensare che sei segretamente innamorato. Potrebbe essere. Lei dorme, lui gioca a padel, come funziona? Perfetto, una coppia destinata a un matrimonio di lunga durata. Sì, sì, t'hai capito. Ah. Di chi ti puoi fidare quando va tutto? Guata. Guata. Ma non ha fatto bene un salto. Era un po' sporco. La gamba piegata. Però è un salto difficile. E ne sta mal di ta locura. Sono così tanti cambi camera che non capisco niente. No, nulla. Cioè, non so se vogliono far finta di essere vedere, sai, un video musicale. Ma sì, questo sì. È un programma televisivo, un'altra cosa. Più che altro, sai cosa non capisco? Sì. Tu fai i dettagli in diretta, però riaggiustali un attimo in posta almeno. Sì. Se dici, ah no, qua ho sbagliato. Cioè, esatto. Succede, si sbaglia, siamo che tutti umani. Tagli però... il salto, tagli qualcosa, vai. Trascina un attimo e lo fai vedere. Ha fatto un bel grand jeté lei, bello potente. E io ti ho scritto l'ultima poesia perché... È l'ultima poesia, capito? Bisognava essere super letterali. Ma guarisce il cuore. T'anamuro perché... Sta con te. Dove ha preso questo foglio? Ma è già finita. Ma è il cameraman che gli ha dato questo foglio. Ma è già finita, Tim. Secondo me è stato il cameraman a dare il foglio. Perché lui lei li ha buttati tutti via. Ed è andato vicino alla camera e l'ha preso. Secondo me lei è una maga. Cioè sa fare i trucchi di magia. Tu sei la camera, ha fatto. Oh, c'è qualcosa qua. Cioè sempre meno durano ste coreografie. Sempre più asciutte, porca, più risicate, più niente. Ma negli anni passati era così. Ma e non lo sapevamo perché secondo non eravamo me abituati. Duravano un pochino di più, Quest'anno mi sembrano più corte dell'anno scorso. Soprattutto nella puntata di oggi. L'esibizione dei cantanti è molto più lunga, eh? Cioè ci sta che è faticoso effettivamente fare pezzi lunghi, però cioè già c'erano due corse e apro la valigia, tiro fuori la lettera, cioè la metà della coreografia è acting e balli 30 secondi neanche, cioè che cavolo è? Vabbè, questo me l'aspettavo proprio. Se esce una cantante deve essere per forza Lil, ma dici che fanno uscire Lil? Sono usciti due ballerini l'altra volta, quindi per forza un cantante adesso. Spero, cioè spererei, che cavolo. Se no vabbè, guardiamo gli amici cantanti di Maria De Filippi. Lei Pretty che woman. È stata ferma per un'ora e adesso deve ballare. Pretty woman. Quanti erano? Quattro? Mi sa di sì. Bel piede. Per la danza, non è un commento feticista, vorrei farlo sapere. Sì, sì, bel piede. Gente che arriva nuova, che non ci conosce, bel dice, piede, madonna, no. Sì, mi piacciono i suoi piedi. Taglio, cioè mi mettono questo, muove la gamba. Effettivamente mi fa ridere sta cosa, se ci penso. Cioè noi ballerini guardiamo un sacco i piedi, però non siamo neanche feticisti di piedi. Ma cioè... che ne sai?
Ma tu intanto sei parla per te. Allora tu sei felicissimo, vedi? Io guarda i piedi. Sì. Qualcosa. Peccato. Ah. Belle le pirate finali. Buone. Finalissime. Però quelle prima, belle, quelle prima era tutta. Ma anche la camminata. Sì, quando troppo l'hanno tirata dietro, hanno dato una, ha cambiato una testata o qualcosa. Sì. Ti devi perdere! È uscita un po' sbalordita. Città dell'immensità. Ma veramente ci fanno fuori Lil, dai, è brava. Nessuno dei tre deve uscire. Nessuno qua. Dei tre deve uscire. È una cosa imbarazzante questo ballottaggio finale. Però che altro cantante fai uscire? Holden, Mida, Petit. Quanti, guarda. Sì. Oh, se vogliamo far fuori una ballerina, Gaia. Io so già che mi arrabbio stasera, guarda. Musica. Se c'è un'altra ballerina, veramente, non abbiamo più ballerine ormai. Poi, cioè, loro due son forti. Cioè, poi non le stanno valorizzando, però. Le valorizzavano, ecco, di più al pomeridiano. È tornato il voguing. Madonna, ma c'ha le mamma spalle mia. Ragazzi, se lo faccio io mi si stacca. Non lo fai, non riesci proprio, non ti blocchi a qua. Vai Malgioglio che tu lo balli meglio. Personaggi del genere mi danno proprio fastidio. Sì, sì, io li odio. Bam! Perché? Cos'è un saggio di Vogue dopo un anno? Beh, quello fa bene. Quello lo fa bene, però non... Sì, era un po' statico. Quello è il corpo di ballo dietro che ti fa le mossette tutti insieme mentre lei sta facendo la solo, capito? Cioè, questa è la coreografia che fai per non farti eliminare? Quanto male ti giochi le tue carte? Per esempio, il pezzo di Vogue che... con del voguing che ha fatto Sofia al pomeridiano era più bello di questo. Sì. Oh no. Oh no. Assurdo. È assurdo, sì, perché non abbiamo più ballerini. È una tragedia in ogni caso. Non è una tragedia. No, per me sì, io sono drama queen. No, invece sì che è una tragedia. È una tragedia perché sto programma è anche un po' rotto con queste eliminazioni assurde. È uscito un cantante fino adesso. Cioè, veramente, dai. È uscito Aile. È uscito Aile. Aile la prima puntata. E poi tutti i ballerini. Ma non lo so, eliminiamoli tutti i ballerini. Facciamo gli amici cantanti di Maria De Filippi. Così dobbiamo chiamarlo sto programma. Tutte e due là, così chiacchieratevi, rilassate. E quindi esce Sofia. Se mi fanno fuori Lucia. Sono tutte e due bravissime, tutte e due che devono arrivare in finale, ma o semifinale perlomeno. Però tra loro due comunque Lucia è più brava. Sì, infatti, Lucia abbiamo già detto, forse è la ballerina più forte che c'è quest'anno. Speriamo che adesso ci se la giochino con dei pezzi belli perlomeno. Peccato, ho appoggiato male. Si vede che è un po' tesa. Va bene, dai. Zoomiamo pure sulla faccia di, ecco, Sofia. Ma che... Bello, brava. Sostenuto. Sì, molto difficile quel passaggio. Vai. Ce la fai, dai! Le anche chiuse bene. Cioè, tra un po' si vede di più dopo Lucia quando balla Sofia. E adesso si vede di più Sofia quando balla Lucia. Cioè, esatto. Ma che cacchio! E poi quando fa un c***o la inquadrano! In cringe te da stendere un pochino la gamba dietro. Anche qua, Malgioglio, il mio nome. Ricordatevi di me, nel caso esca. Sì. Lucia. E Gaia ancora lì. Holden ancora lì. Sì, ma i cantanti lasciamo stare, perché tanto sappiamo. Sì, ma deve che... uscire un cantante, sappiamo non può che... tre volte di fila un ballerino. Siamo uno a tre adesso. No, lo so. Non ha senso. Io ti prometto che staremo insieme. Ah, un passo a due in Sofia. Interessante. Anche se io nella competizione finale preferirei sempre a soli. Mi sta piacendo lei. Sì. Fluida. Bello. Sì. Ok, questa corsa, vabbè, si poteva evitare. Schiena ne abbiamo. Per adesso Lucia. La solo di Lucia? Sì, sì. Era più tecnico. Sì, sto passando due, era carino, ma... Casetta. Ah, direttamente casetta? Niente. Sì, sono diverse, però sono veramente due talenti, hanno tantissime cose da raccontare. Sono due talenti e il fatto che siano in eliminazione è uno scandalo assurdo. Da lasciare il programma è... Lucia. No. State scherzando? No, hanno fatto fuori la più brava. Hanno fatto fuori la più brava. Raga, lei veramente a livello di Isobel e di Giulia per me. Lei ha fatto un passo a tre con loro due insieme e guardavamo lei. Purtroppo ha dato il meglio di sé al pomeridiano, eh. Al pomeridiano ha fatto i pezzi più forti, ma come tutti quanti ballerini. Sì, ma questo non è neanche colpa sua, hai capito? No, lo so, no, però se sapendo questo... quanto è brava, cioè...
come hai detto tu, hanno eliminato la più brava. Sì. Lei che doveva vincere il programma. Sì, per noi doveva andare in finale. Nella seconda puntata, no, sì. nella terza puntata esce. Non ci credo. Qua raga che va detto, quella giuria lì non ne sa di danza. Niente, niente. Forte danza. Che è una delle compagnie più blasonate del Canada. Bello. In Canada. Da settembre a novembre. Da settembre a novembre, però. Proprio per lei top, anche l'inglese, tutto. Easy. Ho capito, ma 3 mesi di contratto? Che cacchio di contratto è? Ma andate a cacare, dai, con questi contratti mensili di schifo. Dai, spero che sia da settembre a novembre dell'anno successivo. Che è sto contratto di 3 mesi? Ma mi dici, ma dai, dammi un contratto di 4 giorni, facciamo uno spettacolo e basta. Che cosa sono? Il saggio dei Gross Ballet? Ma non ho capito. Lucia. Ma quanto fa schifo il mondo del lavoro della danza? Quanto? Fatemi 2 domande se siamo finiti qua su YouTube. Ma più che altro... E non è una battuta. Porca miseria. Ma io non capisco la cosa. Lei contro anche Marisol. Sapete quanto amo Marisol? Io avrei fatto uscire Marisol, perché per me Lucia veramente ha tutto. È fortissima. Sa fare un sacco di stili. Ha una versatilità incredibile. Ma anche come si mette dentro il pezzo è sempre super convincente. E quella con più tecnica, sì. Di base classica, perché ha tecnica jazz, che di modern jazz, che le altre ballerine, gli altri ballerini, anche Dustin ha. Perché come gira lei non gira nessuno. Il balance che fa lei non li fa. Ha fatto anche alcuni elementi di acrobatica. Li abbiamo visti, purtroppo ne ha messi pochi in queste coreografie del serale. E sa fare stili diversi. È una ballerina eccezionale. Ragazzi, non lo so se faremo ancora reaction a questo programma, perché non è vero, ragazzi, monetizzano benissimo i video. Spettacolo 26-27 aprile, 28 aprile invece stage. Ci vediamo lì. Commentate l'ingiustizia sotto. L'ingiustizia. Comunque un trabocchino, secondo me la prossima puntata rientra come Holden. Dai, ti prego. Iscrivetevi.